Salve a tutti ragazzi, salve a tutti, rieccoci qua, si ritorna sul tubo oggi in grande, secondo video della giornata dopo che mi sono staccato un po', dopo questa piccola pausa da YouTube, un po' di impegni così e tutto, oggi riprendiamo subito il secondo video, adesso ritorniamo a parlare della nostra amata Inter che adesso dicono che è la squadra più odiata d'Italia, a me non risulta perché riempiamo sempre lo stadio tutte le domeniche, così a me non risulta. Però vabbè, torniamo a parlare di noi. Domani c'è la Champions League, vabbè, anche stasera. Domani c'è la Champions, partita con il Tottenham, partita tosta come tutte le altre, partita tostissima come tutte le altre, ma però noi dobbiamo provarci. Adesso mi sembra che, se non sbaglio, correggetemi se mi sbaglio, non sono molto informato. Correggetemi se sbaglio, ma se noi pareggiamo siamo già qualificati per gli ottavi, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio, eh. Vabbè, quindi noi basta un pareggio, noi vabbè, dobbiamo puntare sì o al pareggio o anche alla vittoria. L'importante è che giochiamo, l'importante è che ci mettiamo il massimo impegno. Con il Barcellona ci abbiamo messo il massimo impegno, magari abbiamo un po' subito, magari nel senso che se Handanovic non era al top magari uscivamo sconfitti, però vabbè, però alla fine abbiamo pareggiato e difatti con l'Atalanta si è visto per il massimo impegno abbiamo perso perché eravamo stanchi morti, si vedeva da un milio che eravamo stanchi morti. Poi dopo anche invece col Frosinone ci siamo ripresi. Non ho fatto il video perché vabbè, un po' di impegno, ho visto un po' la partita così, ma troppi impegni, troppe preoccupazioni così, dovevo affrontare un esame così, troppi impegni, allora ho preferito mettere da parte YouTube, però vabbè, comunque, vabbè, stavamo dicendo, scusate l'interruzione. Stavo dicendo, vabbè, per un po' di problemi ho dovuto staccarmi, non ho fatto il video di Inter Frosinone, non ho fatto il video di altre partite. Niente, adesso facciamo il video di Inter Tottenham, vabbè, quello, quindi niente. Di Tottenham Inter, scusate, domani si affronta questa partita, partita tosta. Poi anche, adesso non so benissimo la formazione, non sono molto informato, però vabbè, dobbiamo tirare fuori i coglioni, dobbiamo dare il 100%, poi quel che viene, viene. Sappiamo benissimo che giochiamo in un campo difficile, sappiamo benissimo che le squadre inglesi sono toste, sappiamo benissimo che nulla è scontato. Col Frosinone abbiamo vinto, ma di certo nulla era scontato, non era datata al 100% la vittoria, però abbiamo vinto. E con il Tottenham, che è una squadra superiore al Frosinone, molto superiore, nulla è impossibile. Quel che viene, viene. L'importante è che ce la facciamo, dobbiamo farcela, dobbiamo dare il 100% perché è importante, è una partita importante, dobbiamo uscirne a testa alta, dobbiamo uscirne a testa alta, dobbiamo dare il 100%. Quello che lo ripeterò sempre, sempre deve entrare nella zucca dei giocatori, sempre dare il 100% ogni volta che si affronta una partita. Comunque, vabbè, quello penso che non ci siano le seconde linee, penso che sia sempre il solito modulo, vabbè, penso che ci sia sempre Icardi davanti, Lautaro in panchina, penso ci sia sempre Perisic al posto di Keita. Poi vabbè, formazione che può piacere o non piacere, Spalletti metti questi, e se i risultati gli daranno ragione, bene, se no arriveranno le critiche, si sa già. Però vabbè, tireremo le somme dopo domani, vedremo un po' cosa ci sarà e cosa non ci sarà. Questo, poi vabbè, sul caso Perisic, che vabbè, non ho avuto tempo per fare il video, vabbè, esprimo qualche parola adesso, vabbè, cioè lui con la Croazia gioca meglio, ma secondo me gioca meglio perché vabbè, si sente più a suo agio, è una squadra dove, cioè, dove magari ha più campioni. Mettendo adesso, metti che ne so, adesso il centrocampo dell'Inter, Brozovic è uno dei più forti, centrocampo della Croazia, Brozovic non dico che è uno dei più scarsi, però è uno che, diciamo, dei meno bravi, meno forti, possiamo dire per non dire scarso, che
che non è scarso Brozovic. Però vabbè, comunque dobbiamo sempre a testa alta, sempre dare il 100%, no scusate, non testa alta, testa bassa e lavorare, 100 per dare il 100% su tutti i palloni. Penso che, non so, chiunque gioca, qualsiasi formazione metta il mister, così dobbiamo dare il 100%, perché veramente dobbiamo farcela, ragazzi. Io adesso, vabbè, vi lascio dopo questo secondo video di giornata, magari ce ne sarà un terzo, ma chissà, no, non penso, no, che cazzo vi devo dire. Dopo questo secondo video di giornata io vi lascio, domani vedremo un po', magari vedremo un po' che fare, domani vedremo un po', tireremo un po' le somme, poi magari domani faccio un altro video pre-partita, vediamo, tireremo un po' le somme e speriamo bene, sempre testa bassa, lavorare, sempre Forza Inter ragazzi, sempre solo Forza Inter, non è vero che siamo la squadra più odiata d'Italia, perché i giornalisti devono sempre romperci i coglioni, devono sempre metterci in cattiva luce, però vabbè, se ne andranno a fare in culo, perché nonostante tutto riempiamo tutte le domeniche San Siro, nonostante tutto siamo sempre con la squadra, nonostante tutto, vada bene, vada male, critichiamo, siamo sempre con la squadra. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, lasciate un like e niente, ci rivediamo magari domani, ci rivediamo qua sul tubo e basta, Forza Inter. Ciao ragazzi, un saluto da Alessio London.